sotto un treno. Chi ama la zia, chi va a portar via, chi trova scontato, chi come ha trovato. Ma il cielo è sempre più blu, sigla inedita per la puntata di oggi, lunedì 19 giugno 2023, sono le ore 21:03, minuti primi, cari amici del canale Media Player, le ali del brujo, benvenuti o bentornati. Oggi puntata, l'avete sentito dalla sigla di apertura, tra musica, ma non solo, tra storia, ipotizzati collegamenti tra massoneria e servizi deviati, per capirne di più sulla figura di Rino Gaetano, uno di quelli che negli schierati anni 70, quando altri cantavano la protesta politica nelle piazze in rivolta, ma lui forse, chissà, denunciava in modo criptico i poteri occulti della nazione. Almeno questa è la chiave di lettura, leggendo l'inchiesta del nostro ospite, che vado subito a presentarvi dopo però aver, come di consueto, girato il mio e il nostro doveroso saluto e ringraziamento all'anima del canale, Francesco Polimeni, in cabina di regia. Ciao, buonasera Francesco. Maurizio, buonasera. Non potevamo non cominciare questa serata con un omaggio nostro, con tutto il cuore, al grandissimo Rino. Insomma, abbiamo fatto questa cosa inedita. Tra l'altro penso che l'abbiamo pensata contemporaneamente e poi ce la siamo condivisa. Va bene, sono... un calabrese come te, quindi il cuore c'è davvero da parte tua. Ovviamente, ovviamente. Bene, bene, a te la parola. Sono curioso proprio di sentire la vostra, il vostro percorso, la vostra narrazione. A te, Maurizio. Benissimo, allora, i nomi più quotati, le canzoni: Mio fratello e figlio unico, Gianna, Ma il cielo è sempre più blu, Aida e Berta Filava. Per 9 anni intensi di attività e produzione canora, dal 1973 al 1981, da Una rosa assassina a Un pugnale USA. Ma chi è stato l'inquieto paroliere di Crotone? Non il Jim Morrison de Noantri, ma il Mino Pecorelli della musica italiana, e quell'incidente stradale del 2 giugno di 42 anni fa in cui morì Rino Gaetano a soli 31 anni è stata una macabra messa in scena nel depistaggio di uno spezzone dei servizi deviati, con un marchingegno posizionato sulla sua auto. Silenziarono un
imbeccato da informazioni strettamente riservate, perché nello schianto di via Nomentana a Roma, questo luogo dell'impatto mortale, c'è, e anzi, chi non crede alla tragica fatalità e non crede nemmeno al colpo di sonno senza ritorno, e così decodificando l'ermani gaetaniani, testi misteriosi, allusivi, con un linguaggio in odore massonico, c'è chi ha lo spessore del cantante, definendolo un uomo coraggioso, un animato da spirito di libertà, insomma un Rino Gaetano che soffriva per un'Italia colonia americana e succube dei poteri forti, una denuncia che ha pagato a caro prezzo. Di questo ne parliamo, quindi dei lati misteriosi di Rino Gaetano, insieme al nostro ospite Bruno Mautone, avvocato, ex sindaco di Agropoli in provincia di Salerno e autore di una serie di libri su Rino Gaetano, che ha ucciso Rino Gaetano, il coraggio di raccontare un'indagine tra massoneria, servizi segreti e poteri economici, e poi Rino Gaetano, segreti e misteri della sua morte, l'ombra dei servizi dietro la morte anche di Pasolini e Pecorelli. Benvenuto all'avvocato Mautone, ciao Bruno. Grazie a voi per l'invito, buona serata Maurizio e buona serata Francesco in regia. Grazie, allora, grazie carissimo... a te per Bruno per aver accettato il nostro invito ad essere con noi al format, siamo felicissimi di questa opportunità. Un piacere, grazie. Partiamo da molto lontano, partiamo dal 1978, in un nightclub di Agropoli. Tu conosci, nel libro scrivi, ci intrattieni per circa mezz'ora, conosci un giovanissimo Rino Gaetano, all'epoca 27enne. Tu quanti anni avevi e soprattutto cosa ricordi di quell'incontro con Rino Gaetano? Ma nonostante i capelli mancanti ero ancora più giovane di Rino, all'epoca avevo 18 anni. Sì, un incontro molto interessante, molto intrigante con questo artista crotonese, e a domande dello speaker radiofonico Carlo Romanelli di Radio Agropoli, lui, lungi da rispondere in maniera attinente a quesiti soprattutto di natura musicale, ma non solo, perché Carlo Romanelli fu molto bravo nel stimolare, nel evidenziare magari argomenti anche al di fuori della musica, Rino Gaetano parlava di poteri, di condizionamenti, e parlava in termini assolutamente negativi del condizionamento della politica e di una figura di leader in chiave assai negativa, Giulio Andreotti. Oh, c'è una registrazione di questa intervista, giusto? Hai avuto modo di ascoltarla dopo molti anni? Dunque, vi è innanzitutto una serie di fotografie che immortalano Carlo Romanelli che intervista Rino Gaetano. Purtroppo sì. Il patron del Carrubbo, signore Pecora, che poi è lo zio di Michele Pecora, un artista agropolese che ha avuto un certo successo, devo dire, questa registrazione di Agropoli. Esattamente, il night club sì. Dove si esibì Rino Gaetano. Aggiungo che quella sera Rino Gaetano parlò molto pure nel corso del concerto. Eravamo pochi in definitiva a seguirlo, eravamo circa 200, forse 300, laddove in coincidenza nella stessa sera, nella stessa data, si esibiva Renato Zero, per carità artista degnissimo che aveva circa 3.000 stanti. Rino Gaetano forse, considerando pure la scarna presenza numerica di spettatori, si abbandonò a tutta una serie di riflessioni prima ancora dell'intervista nel corso del concerto, mandando insomma ma dei riferimenti non proprio apologetici al mondo della musica, secondo lui succube di interessi a loro volta espressione di gruppi di potere che agivano nell'ombra. Oh, allora, visto che stai dicendoci che non sei un gaetaniano dell'ultima ora, ma bensì da diversi anni, insomma, hai imparato a seguirlo e poi apprezzarne le qualità, poi da avvocato, scrittore, ti sei addentrato nella materia cercando di capirne di più rispetto a quanto ha espresso nell'arco della sua carriera artistica, ma ti chiedo, secondo te, che genere può incasellarsi una figura come quella di Rino Gaetano? Molti dicono quella del nonsense, cioè il nonsense, il paroliere naif, oppure magari un arguto e coraggioso
personaggio controcorrente che la sapeva lunga, magari chissà anche un po' in profondità a livello esoterico. Assolutamente, la seconda tua riflessione, o se vogliamo ricostruzione, l'attribuzione del nonsense a Rino Gaetano non a caso veniva rivolta alle sue narrazioni musicali dai mass media. Del resto è vero che Rino Gaetano esordisce nel 73, ma una certa notorietà comincia ad arridergli nel 75-76. Come è noto, muore il 2 giugno del 1981, quindi una carriera stroncata dopo 5 anni, insomma, di ribalta, se vogliamo, mass mediatica. Rino Gaetano è sicuramente un personaggio che, lungi dal nonsense che gli attribuivano, svelava nelle sue narrazioni musicali i fattacci inquietanti dell'Italia a lui contemporanea. Per inquadrare la figura, io ritengo che vi sono quattro aspetti, come dire, interessanti, che servono a sviscerare tutte le genialità, il coraggio e la grandezza di Rino Gaetano. Innanzitutto il contenuto delle sue canzoni, poi la natura delle sue frequentazioni, la entità delle sue dichiarazioni di tipo giornalistico e mass mediatico, e nonché le modalità dell'incidente stradale. Quindi grandi aspetti, quattro aspetti, ognuno dei quali, approfondendo, escono delle cose incredibilmente, come dire, appaganti da certi punti di vista, appassionanti sicuramente ed allarmanti altrettanto sicuramente. E noi durante la puntata li affronteremo uno per uno, questi quattro punti, cercando di capirne di più insieme a te. Però non a caso prima ti ho imbeccato, insomma, in questa biforcazione non senso oppure magari personaggio che la sapeva lunga anche da un punto di vista esoterico, perché leggendo la biografia di Antonello Venditti c'è un passaggio significativo dove lui dice che avrebbe condiviso, anzi in realtà ha condiviso, proprio con Rino Gaetano un'esperienza, mettiamola così, metafisica. Te la ricordi, Bruno Mautone? Assolutamente, assolutamente. Quello che dici è molto molto interessante e va focalizzato. Rino Gaetano, secondo Antonello Venditti, in uno con lo stesso Venditti, si recava presso una ragazza che aveva poteri paranormali, una medium. E nel corso di queste sedute addirittura compariva, questo è Antonello Venditti che lo scrive letteralmente nella sua biografia, una entità sovrannaturale, un ectoplasma. E Antonello Venditti aggiunge una circostanza molto particolare: quando compariva questa entità sovrannaturale, Rino Gaetano scriveva. In realtà io non ritengo che la ricostruzione di Antonello Venditti sia perfettamente coincidente alla realtà, è un messaggio che Antonello Venditti ti lancia, e cioè vuole dire che Rino Gaetano riceveva delle informazioni da qualcuno che stava molto in alto, addirittura vi è la simbologia un po' iconica di un'entità sovrannaturale, e grazie a queste, chiamiamole notizie, a queste ispirazioni, Rino Gaetano scriveva. Da aggiungere che il papà di Antonello Venditti era una figura molto particolare, perché lavorava al Ministero degli Interni ed era, come dire, un agente le cui funzioni e le cui mansioni addirittura sembrano collegarsi ad attività coperte. E quindi magari il messaggio di Antonello Venditti sa significare che sia lui che sia Rino Gaetano venivano monitorati, addirittura vi era una figura paterna coinvolta in questi potenziali controlli, ma soprattutto quello che è interessante dalle parole di Antonello Venditti è che vi era qualcuno che ispirava i testi e le strofe, le narrazioni musicali di Rino Gaetano, qualcuno che veniva dall'alto, non certo un fantasma però. Certo, ascoltandoti, caro Bruno Mautone, mi è tornato un po' alla mente un fatto che ricorderai sicuramente molto bene, quello della fantomatica seduta spiritica che sotto il rapimento di Aldo Moro coinvolse anche l'ex presidente del Consiglio dei Ministri, Romano Prodi. Quando uscì fuori il nome... Duchesca. Sì, esattamente, il nome che poi portò diciamo gli organi di Stato, di Polizia, a scandagliare a Duchesca, a far saltare, anche a brillare
le montagne innevate, quando poi in realtà magari la lettura più verosimile potrebbe essere quella di un'imbeccata dei servizi rispetto a quello che poi sarebbe stato scoperto come il covo dove era stato rinchiuso l'ex presidente del Consiglio e ministro Aldo Moro. Però tu prima ci dicevi dei quattro punti, magari partendo da quello più significativo a mio avviso, dopo aver letto il tuo libro, io una versione sicuramente precedente, ovvero sia le frequentazioni di Rino Gaetano. Su tutte e tre mi sono rimaste particolarmente impresse, magari se ce ne vuoi dare dettagliati riferimenti, caro Bruno Mautone. Partiamo dall'amica del cuore, la figlia del medico personale di Licio Gelli, sto parlando di Elisabetta Ponti, la figlia del professor Lionello Ponti, e oltre a essere stato il medico del venerabile a capo della loggia massonica P2 Propaganda 2, insomma anche lo stesso Ponti era inserito all'interno di questa lista. Partiamo da qui. Verissimo, verissimo. Tra l'altro Elisabetta Ponti è morta recentissimamente, è morta qualche settimana fa e si è portata con sé tutta una serie di fatti riservati se non segreti. Per esempio lei dice delle notizie infondate relativamente, oggettivamente infondate relativamente a questa frequentazione strettissima che aveva con Rino Gaetano, perché letteralmente sostiene in una intervista, ecco perché se n'è andata nel viaggio ultraterreno, che qualcosa di riservato, di segreto, non l'ha mai veramente svelata. In un'intervista ha dichiarato che dopo... Scusami Bruno, tu hai provato a contattarla Elisabetta Ponti? Ho provato a contattarla e ho avuto un muro di gomma, cioè non c'era, non mi rispondeva, non aveva, non voleva avere contatti con me, anche perché, mi dispiace dirlo, ma è bene sottolinearlo, ha detto una notizia falsa, se vogliamo. In che consiste questa notizia falsa? Che dopo la pubblicazione della loggia P2, dei nomi della loggia P2, lei aveva parlato tante e tante volte con Rino Gaetano di massoneria, aggiungendo che l'artista nicchiava, sorvolava, non amava approfondire l'argomento. A parte il fatto che nicchiare o non voler approfondire l'argomento può essere pure un atteggiamento tra virgolette voluto, una sorta di scudo, perché se Rino Gaetano e ne aveva forti ritrosie e riserve contro logge massoniche, figuriamoci se ne parlava diffusamente con l'amica più cara, che è risultata essere la figlia del medico personale di Licio Gelli, cioè del capo della P2. Ma tale circostanza secondo la quale lei parlava tante volte di massoneria con Rino Gaetano è oggettivamente falsa. Perché? Perché la loggia massonica P2, i 962 nomi, furono pubblicati nella terza decade di maggio 1981, è documentato. Rino Gaetano è morto il 2 giugno del 1981, fece delle mini tournée, addirittura anche delle comparsate televisive, e quindi è impossibile che in poco più di una settimana un Rino Gaetano impegnato aveva avuto modo, proprio fisicamente o materialmente, di parlare molte volte di massoneria con Elisabetta Ponti. Evidentemente la giornalista non si ricordava della pubblicazione della loggia P2 avvenuta nella terza decade di maggio e ha detto un'informazione fasulla, oggettivamente falsa. Interessante pure un'altra riflessione che si ricava da dichiarazioni di Elisabetta Ponti, e che addirittura Rino Gaetano ebbe modo di parlare con il papà di lei. Cioè è interessante sapere che Rino Gaetano con il professore Lionello Ponti, esattamente, questo veramente tessera numero 660 della P2. bravissimo. Andiamo i numeri, vediamo dei dati reali, e quindi vedete che grandi cose, pur intriganti e nello stesso tempo allarmanti. Sottolineo che la figura di Elisabetta Ponti richiama un'altra incredibile frequentazione di Rino Gaetano, di Robert Cunningham Jr. Robert Cunningham Jr., che era un cantante e che era un editore musicale, in realtà non era né un editore né un cantante, ma era una spia dell'ambasciata americana infiltrata negli ambienti discografici italiani.
è una spia ufficialmente riconosciuta come tale dalla stessa ambasciata americana, questo però a partire dal 1978. Quindi dove l'hai trovato questo, Bruno? Dove l'hai questo trovato? Qua è assolutamente documentato, ecco qua, Note segrete, vedete, sì. Un libro di Michele Bovi, autore televisivo, che lo dice in maniera palese e assolutamente incontestata. Ma vi dico di più, Robert Cunningham Jr., dopo che da finto cantante e da finto editore viene dichiarato spia della CIA e dell'ambasciata americana, a riconoscimento ufficiale e a conferma di questo, venne addirittura nominato come corrispondente di Ronald Reagan, quindi del presidente degli Stati Uniti, di tutta l'Europa. Robert Cunningham Jr. è una persona tuttora viva, vive negli Stati Uniti, ha circa 80 anni e passa il suo tempo godendosi una ricchissima pensione e organizzando convegni con i più grandi esponenti in pensione della CIA. Cosa sconvolgente è che Robert Cunningham Jr. era addirittura non solo un editore di riviste musicali, tra cui per esempio Sound Flash, e aveva delle compartecipazioni pure in Nuovo Sound, riviste musicali degli anni 70, ma addirittura quello che è importante sottolineare per dire che Italia condizionata e succube degli Stati Uniti è stata quella degli anni 70 e tuttora lo è, succube degli Stati Uniti, la nostra Italia, era l'editore... Dal 1945, ci ricordava Lamberto Remondini, che abbiamo ospitato in qualche puntata fa, proprio parlando dell'altra colonizzazione, storia... Colonizzazione, esatto, dell'Italia, sì. Robert Cunningham Jr. addirittura, ribadisco, spia dell'ambasciata americana... Era l'editore segreto, indovinate di quale rivista, oltre a queste musicali, di Lotta Continua. Cioè in Italia giovani di destra e giovani di sinistra si uccidevano purtroppo con la teoria e con il soffio sul fuoco degli opposti estremismi, e si scopre che il giornale più radicale di sinistra, che era Lotta Continua, era edito e finanziato segretamente da Lotta Continua. Sofri, indicato fino a prova contraria come il mandante dell'assassinio del commissario Calabresi, era uno che scriveva, come è noto, su Lotta Continua. Questo è ufficiale. Ma non solo, l'establishment di gran parte del mainstream, da Giuliano Ferrara in giù, insomma, scrivevano Mentana, i liguri, esatto. Sì, 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 sì. Però questo per dire che frequentazioni interessanti c'erano attorno a Rino Gaetano. Però Rino Gaetano scotte pure Robert Cunningham Jr., perché manca a farla apposta in un'intervista memorabile che rende a Nuovo Sound. Rino Gaetano parla della Mount Edison, parla di Cazzaniga, che era l'amministratore delegato della Esso e che finanziava segretamente la DC e i partiti laici minori in chiave anticomunista, e quindi Rino Gaetano, facendo finta di parlare di musica, rendendo l'intervista a Nuovo Sound, che faceva capo a Robert Cunningham Jr. e al suo entourage, tra l'altro una delle redattrici di Nuovo Sound, indovinate chi era? Elisabetta Ponti. E quindi perché praticamente il cerchio si chiude, ma sono tanti cerchi che si chiudono. Esatto. Un'altra cosa interessantissima, guardate un po', Elisabetta Ponti, prima di diventare giornalista, aveva velleità musicali e partecipa a un disco dell'estate. Voi sapete chi era il manager e l'organizzatore del disco dell'estate? Era Ezio Radaelli. Dalla documentazione che poi magari voi pure avete, gli affiliati alla loggia Lemmy, Ezio Radaelli era un carissimo amico e il manager di Rino Gaetano di tanti spettacoli. Ebbene, tra 3.000 partecipanti che chiedevano di partecipare al Cantagiro, chi venne prescelta come cantante? Elisabetta Ponti, cioè il massone Ezio Radaelli, tra 3.000 concorrenti, guardate un po' chi sceglie tra 3.000 candidati: Elisabetta Ponti, la figlia del medico personale di Licio Gelli. Insomma, un favore tra logge. Certo. Poi magari Francesco Polimeni in cabina di regia, se puoi far vedere quel documento della commissione parlamentare d'inchiesta sulla loggia P2, dove ci sono tutta una serie di nomi riportati, sì, anche tra, con cancellature, con, sì, sovrapposizioni a penna. Però Bruno, io ti voglio
Voglio un tuo passaggio a commento su questa mia riflessione, che magari aiuta chi ci sta seguendo a comprendere magari per quale motivo la musica in generale, ma mettiamola così, in maniera molto ampia, viene attenzionata da servizi segreti o comunque apparati dell'intelligence statunitense, ma perché evidentemente anche il giorno d'oggi abbiamo diverse riprove. Pensiamo a Jovanotti che partecipa al club Bilderberg, evidentemente veicolare un messaggio attraverso la musica riesce più semplice piuttosto che magari mettere in un TG un Giulio Andreotti, faccio un nome a caso visto che parliamo degli anni 70, che evidentemente ha una gittata diversa rispetto a un cantante, a un musicista su una platea come quella giovanile. È giusto il ragionamento, Bruno Maudone? È giustissimo. Un brano musicale può essere ascoltato tante volte in un giorno, può essere ascoltato decine o centinaia di volte in un mese, in un anno, non ha confini geografici, è una trasmissione dei brani musicali assolutamente agevole, laddove se uno vuole trasmettere qualche messaggio, qualche contenuto particolare, con un libro, i lettori di libri sono molto più ridotti rispetto agli ascoltatori di brani musicali, così come un film o un quadro. Certo. E quindi la forma di espressione artistica più capillare, più continua, più pericolosa se contiene messaggi contro il potere, quindi pericolosa per il potere, è proprio quella della discografia. Attenzione, ufficiale, e non a caso la CIA li mantiene segreti. È assolutamente documentato che la CIA finanziava segretamente artisti della musica in Italia, in Germania, in Francia ed Inghilterra. Sono liste segretate, laddove invece qualche nome di poeti o di letterati o anche di pittori è uscita fuori. Quella dei cantanti è ancora segretata. Ad esempio Spengler, il poeta inglese, era finanziato dalla CIA. E guardate un po' invece gli artisti del mondo della musica, il tramonto dell'Occidente è un libro scritto, attenzione però, da un omonimo rispetto al poeta inglese che era Spengler. Parliamo di un'omonimia. Invece il secondo passaggio importante mi ha colpito molto, sempre faccio vedere la copertina magari di un'edizione precedente del tuo ultimo lavoro, che magari è anche più aggiornato. Mi ha colpito molto il fatto che per 7 mesi Rino Gaetano fosse fidanzato di una giovane ragazza che in realtà anche lei era la figlia di un agente della sicurezza dello Stato Vaticano. Sì, questo me l'ha detto un amico, un frequentatore, diciamo uno dell'entourage di Rino Gaetano, che si chiama, un amico che saluto, Ezio Scarola, calabrese. Esattamente, sì. E questa ragazza si chiamava Jacqueline. E guardate un po', il primo titolo, il retro della canzone I Love You Marianna, si intitola Jacqueline. Cioè Rino Gaetano, secondo questo amico, questo comunque frequentatore dell'entourage di Rino Gaetano, non a caso l'esordio musicale dell'artista intitola nella parte B del primo disco Jacqueline, proprio in, come dire, in dedica a questa ragazza che era la figlia di un alto esponente dei servizi del Vaticano. Poi torneremo ovviamente magari in maniera succinta, prendendo 3, 4, 5 pezzi più famosi per cercare di leggerli tra le righe, per cercare di capire il motivo, posto che nessuno in realtà, compresi gli amici più stretti di Rino Gaetano, hanno mai avuto la possibilità di poter spiegare quale fosse la reale motivazione di alcune canzoni che apparentemente presentavano un testo sbilenco, messo così alla rinfusa. Io ricordo qualche anno fa, proprio per un'intervista che ti feci, caro Bruno, e recensendo il tuo libro, chiamai anche Tony Malco, l'amico stretto di Rino Gaetano, e anche lui mi disse che in realtà non aveva assolutamente idea di cosa potessero significare i suoi testi. Poi invece noi cerchiamo di trovarne una chiave di lettura dopo aver parlato però del terzo tassello, a mio avviso quello più importante, lo deduco attraverso il tuo libro, cioè l'amico del cuore di Rino Gaetano era di stanza all'ambasciata americana. Sto parlando di Enrico Carnevali. Perfetto. Enrico Carnevali è una figura basilare, incredibile, basilare e coraggiosa come Rino Gaetano.
Assolutamente, sottolineo che è un piacere parlare con un giornalista di inchiesta, uno scrittore come te, molto, molto ferrato, molto diligente. Ti Assolutamente ringrazio. vero, ma è così. Del resto, le tue indagini, le tue ricerche, insomma, sulla tragica vicenda del calciatore della Lazio, insomma, Rececconi, ti rendono giustizia e merito per la tua intelligenza, il tuo coraggio e la tua acutezza. Sì, l'amico più caro di Rino Gaetano. E cara sorella Anna Gaetano, sappilo se fai finta di non saperlo e se non lo sai te lo diciamo, l'amico più caro di tuo fratello era Enrico Carnevali, agente segreto che lavora all'ambasciata americana. Enrico Carnevali, l'amico più caro in assoluto di Rino Gaetano, lavorava, perché aggiungiamo, al pari di Rino Gaetano, muore per i postumi da sinistro stradale accaduto, guardate un po', al pari di Rino Gaetano sulla via Nomentana. Quindi a me fanno ridere la sorella in senso tragico, perché io posso capire che lei non ama parlare di queste vicende, addirittura ne ha timore o ne lo conosce, ma fanno ridere quelli che contestano delle ricostruzioni che definiscono complottiste o non provate quando si parla di Rino Gaetano, e che qui stiamo sviscerando e stiamo, come dire, approfondendo in parte, perché si potrebbe parlare per ore e ore. L'amico più caro di Rino Gaetano è un agente segreto che lavora all'ambasciata americana. L'amico più caro di Rino Gaetano muore, come l'artista di Crotone, per un incidente stradale o per i postumi da incidente stradale avvenuto sulla via Nomentana. Ma quello che è incredibile ed è sconvolgente è che viene seppellito vicino a Rino Gaetano. Quindi, al Verano, al cimitero monumentale del Verano. Al cimitero del Verano. Quindi è chiaro, se sospetta la morte di Rino Gaetano perché cantava dei fattacci dell'Italia degli anni 70 e anche dei decenni precedenti, appena antecedenti appunto agli anni 70, fanno scomparire in maniera tragica, con un incidente stradale, con i postumi, perché lui rimane ferito e dopo qualche mese muore a 39 anni, la presumibile fonte di queste sue notizie. Esatto, Enrico Carnevali. Enrico Carnevali non è solo una persona coraggiosa, perché chiaramente lui, che vive in un certo ambiente diplomatico e anche dell'intelligence, sa che se l'amico suo più caro, che Rino Gaetano, parla di fattacci segreti o riservati dell'Italia a lui contemporanea, è chiaro che il primo a essere messo nel mirino è proprio lui, Enrico Carnevali, che lavora all'ambasciata americana, perché parliamo di fatti sporchi e delinquenziali posti in essere da una superpotenza per egemonizzare e tenere sotto lo schiaffo una colonia importantissima geopoliticamente come l'Italia degli anni 70. Era geopoliticamente la nazione più importante al mondo, no? Perché si protrae come portaerei naturali nel Medio Oriente, confinava con i paesi dell'est, le basi NATO, 110 basi NATO. Faccia sul Mediterraneo. Faccia sul Mediterraneo, le terre del petrolio, il Medio Oriente, no? La formidabile piattaforma. E quindi, voglio dire, Enrico Carnevali, pur sapendo di poter essere messo nel mirino, coraggiosamente continua a frequentare Rino Gaetano e chiaramente coraggiosamente trasfonde nelle cognizioni e conoscenze di Rino Gaetano fatti vergognosi di quel periodo. Anche lui muore prematuramente. Dopo il quanto papà tempo di Carnevali, rispetto a Rino Gaetano? L'ultima cosa. Sì. Scusami, non ho capito, Maurizio. Dopo quanto tempo, caro Bruno, muore Carnevali rispetto a Rino Gaetano? Circa 3 anni e mezzo dopo. Tre anni e mezzo dopo. Per trovare la morte di la data della morte di Enrico Carnevali, perché è stata una sorta di damnatio memoriae, ho fatto delle ricerche, sono dovuto andare a Roma. Ho dovuto dare qualche soldino, insomma, a un impresario di pompe funebri che si occupò delle esequie, perché per cercare di, magari di mascherare, non lo so, per magari creare una cortina fumogena sulla morte prematura di questo agente italiano che lavora all'ambasciata americana ed è organico ai servizi appunto americani, vi erano due date di morte. Ho trovato quella vera, ma quello che è sconvolgente è che dopo che è stato seppellito vicino a Rino Gaetano, Enrico Carnevali, la salma naturalmente, viene esumata e portata in un altro cimitero, dal Verano al cimitero Flaminio. Chi compie questa operazione? Ho scoperto dopo lunghissime ricerche che un caro parente, addirittura un congiunto strettissimo, è il papà, Cesare Carnevali,
E sapete chi è Cesare Carnevali? Cesare Carnevali, ecco perché a me fanno ridere, scusatemi, ma ci tengo a dirlo, la sorella, e coloro i quali cercano di sminuire, no, tutte queste, questi accertamenti, questi elementi che noi stiamo esaminando. Cesare Carnevali è a sua volta un personaggio importantissimo dello spionaggio filoamericano e italiano, e addirittura uno dei fondatori dell'Anello, cioè di quel misterioso, di quel misteriosissimo organismo di circa 200 agenti pagati dalla CIA. E tra le specialità di questo organismo Anello, qual è? Uccidere persone ritenute scomode con incidenti stradali. Quindi la estrapolazione del libro, ne parli. Ne parlo, poi magari dell'incidente, della dinamica ci torniamo in maniera più approfondita. Sì. Però mi ha colpito molto il fatto che tu abbia voluto, oltre che ricostruire tutti quanti i passaggi delle figure tipiche che giravano intorno a Rino Gaetano, magari anche comprendere come il padre dell'amico del cuore più stretto, ovviamente, fosse a capo di questo noto, detto anche l'Anello, un apparato svincolato di servizi segreti istituzionali. Io però, mettendomi dalla parte, mettiamo anche dei familiari, della sorella, del nipote, insomma di quanti negli ultimi anni, anche leggendo le tue inchieste, dicono esattamente il contrario: no, il nostro caro Rino non c'entrava nulla con questi apparati, non c'entrava nulla con il mondo sommerso. Io però in realtà, leggendo, grazie al tuo libro, le dichiarazioni stesse di Rino Gaetano, ho trovato un passaggio inquietante dove lui dipingeva il male assoluto della discografia italiana definendolo un ordine massonico. Cioè, questa è una parola, questa è una dichiarazione virgolettata di Rino Gaetano, quindi né della sorella, né del nipote, né da altri amici strettissimi. È vero che anche Tenco polemizzava con Sanremo, così come è anche vero che molti anni prima, nel 1960, anche Fred Buscaglione morì con un incidente stradale. Però né Tenco né Buscaglione avevano mai parlato del mondo, la discografia, definendolo un ordine massonico e poi dando magari dei riferimenti ben precisi a degli animali che potevano essere ricondotti a personaggi che manovrano dall'alto la discografia nazionale. Assolutamente vero quello che tu stai sottolineando. Rino Gaetano, a Manuela Insolera, giornalista di Ciao 2001 e di altre riviste musicali, molto in auge in Italia negli anni 70, che gli chiede, dopo il successo di Gian a Sanremo, che ne pensa, insomma, del mondo discografico, che ne pensa di Sanremo, lui, senza alcuna connessione con i contenuti delle domande di natura prettamente musicale, dice che il festival di Sanremo è come un ordine massonico. E quindi vedete, cara sorella, caro nipote, che poi quando è morto Rino Gaetano aveva 10 anni, quindi Alessandro Gaetano non ha alcun ruolo testimoniale, insomma, proprio è derelato di riflesso, ma non sa nulla, non sanno tante cose del fratello. Io avrei piacere di avere magari un dibattito su mass media con loro, perché stiamo parlando, caro Maurizio e caro Francesco in regia, di argomenti non ipotetici. Stiamo parlando di fatti documentali, oggettivi e incontestabili. Attorno a Rino Gaetano vi è una decina di persone organiche ai servizi segreti. Attorno a Rino Gaetano vi sono personaggi come il manager Ezio Radaelli, che oltre a essere vicino ad ambienti politici, addirittura finanziano direttamente, anche se in maniera segreta, Mino Pecorelli. E quindi, accanto alle frequentazioni di Rino Gaetano, vi sono pure le dichiarazioni dello stesso Rino Gaetano, come quando va da Pippo Baudo a Domenica Inn, rispetto alle stucchevoli argomentazioni di Baudo, lui dice: poi c'è il caso Sindona. Questo però lo dice un anno e mezzo prima della scoperta della loggia massonica P2, che viene alla luce proprio grazie alle indagini che i giudici Turone e Colombo di Milano svolgono nei confronti di Sindona. Cioè, Rino Gaetano nomina a Domenica Inn, pure qua senza alcuna attinenza con quello che dice Pippo Baudo, il caso Sindona, cioè anticipa di un anno e mezzo gli sviluppi clamorosi del caso Sindona, e cioè
la scoperta della loggia P2. Quindi vedete, allora tu praticamente ci stai dicendo, perdonami se sintetizzo, ma lo faccio per essere più chiari possibili con i nostri amici, cioè tu stai dicendo un cantante coraggiosissimo che apparentemente sì. sembra non dare senso e non sì. avere nessun costrutto logico rispetto ai brani che canta, ma siccome aveva delle amicizie strettissime in alcuni sì. giri particolari tra Vaticano, servizi segreti, strutture dell'intelligenza statunitense, massoni e quant'altro, sì. riusciva ad essere imbeccato, ad avere dei canali preferenziali magari per scoprire quello che poi l'opinione pubblica italiana avrebbe scoperto molto più là, e lui, siccome sì. era un personaggio molto coraggioso, questi messaggi li manda in maniera criptata attraverso le sue canzoni. Cioè, questo stai dicendo, Bruno Amautone? Sì, questo dico, perché ribadisco, è documentato e non smentibile che una decina di persone organiche, i servizi di intelligence e di consorterie massoniche, erano frequentatori o amici strettissimi, addirittura il più caro amico era Enrico Carnevali, di Rino Gaetano. Assolutamente hai detto bene. Allora, Francesco Polimeni, guardiamoci insieme il primo video, ce ne andiamo a Verona, siamo all'Arena, al Festival Bar, è quello del 1978, viene presentato da Vittorio Salvetti e vediamo come sale sul palco il grande Rino Gaetano, un vero e proprio personaggio controcorrente in grado di sbeffeggiare e lanciare la lancia, potremmo dire, a chiunque. Guardiamo un po' insieme. Bene, qualche secondo e carica. Un altro personaggio fantastico del mio Sanremo, Rino Gaetano. Eccolo con Nutere Gai Più. Rino Gaetano. Abbassare. Nutere Gai Più. Abbassare. Nutere Gai Più. Abbassare con le canzoni senza fatte e soluzioni, la castità, tutere che più, la verginità, tutere che più, la sposa in bianco, il maschio forte, i ministri puliti, buffoni di corte, ladri di polli, super pensioni, tutere che più, ladri di stato e stupratori, il grasso ventre dei commentatori, diete politicizzate, evasori legalizzati, tutere che più, auto blu, sangue blu, cieli blu, amore blu, rock and blues, tutere che più. CPC, tre che più, DCDC, tre che più, PCPC, Blibri, DCDC, DCDC, cazza niga, tre che più, Avvocato Agnelli, Umberto Agnelli, Susanna Agnelli, Monti Pirelli, Dribla Causio che passa Tardelli, Musiele Antonioni, Zaccarelli, tre che più, Gianni Brera, tre che più, Bearzo, Monzo, Panatta, Rivera d'Ambrosio, Lauda, Teni, Maurizio Costanzo, Mike Buongiorno, Villaggio, Raffa, Guccini, Onorevole Eccellenza, Cavaliere Senatore, Nobildonna Eminenza, Monsignore, Vossi Asceri, Mon Amour. Il 18, il prosciutto cotto, il 48, il 68, l'EP38, sulla spiaggia di Capocotta, Cartier Cardin Gucci, Portobello Illusioni, lotteria 300 milioni, mentre il popolo si gratta, a Dama c'è chi fa la patta, a 7:30 c'ho la matta, mentre vedo tanta gente che non c'è l'acqua corrente, non c'è niente.
ma chi me sei? Ma chi me sei? E allora amore mio ti amo, che bella sei, la diversa ci giurerò, è meglio lì. Straordinario, straordinario Rino Gaetano, detto in, in asciugamano, ma in realtà era in accappatoio, si presenta così all'Arena di Verona. Io sintetizzo, ho fatto uno schemino. Allora, in un track più che abbiamo appena ascoltato, parla di Cazzaniga e DC, e oggi si sa che la CIA è le multinazionali del petrolio, poi anche nella strana morte di Enrico Mattei, elargivano ingenti finanziamenti alla DC proprio tramite Cazzaniga, capo della ESSO. E quel Cazzaniga ovviamente era Vincenzo e non il Cazzaniga giornalista sportivo che molti magari avranno equivocato sentendo Causio, Tardelli e quant'altro. Poi cita il litorale di Capocotta per rimarcare evidentemente la verità sul delitto di Vilma Montesi, costato le dimissioni al ministro Filo Atlantico Piccioni per il coinvolgimento del figlio, e in Ok Papà sottolinea l'influenza degli USA prefigurando gli anticomunisti di Gladio, ma canta pure degli assegni scandalo di Andreotti, i ministri Gui e Tanassi nell'affare Lockheed, e allude al transito di Esplosivo sul terreno Taranto ancora. Insomma, queste le verità scomode, ho dato anche la chiave di lettura di Bruno Mautone, come i silenzi in Fontana Chiara, che ritengo magari possa essere un rimando ai depistaggi di Piazza Fontana. Ho fatto una sintesi, tu l'hai scritto nel libro. Insomma, ma quanti testi di Rino Gaetano sono allusivi e fanno intendere cose magari molto più profonde di quelle che possono sembrare in apparenza, Bruno? Sì, assolutamente. Tu hai fatto un mirabile sunto di tanti significati, come sottolineavi, di avvenimenti non certo edificanti, non certo degni di apologia della colonia Italia nei confronti degli Stati Uniti. DC Cazzaniga, e poi si scopre che Cazzaniga, amministratore delegato della ESSO, espressione della Exxon italiana e nonché di Cefis, Eugenio Cefis, finanziava segretamente la DC, soprattutto la DC, ecco perché viene nominata quattro volte DC Cazzaniga. Per esempio, in AD4000DC, in altro brano mirabile, parla della parabola prima in ascesa e poi tragica di Michele Sindona, addirittura parla di topo murato e quindi ne anticipa la morte, no? Il topo più famoso che esiste chi è Topolino, Mickey Mouse, topo Michele Sindona, che fa la fine del topo. Cioè, Rino Gaetano veramente ha conoscenza di tanti fatti bui e spessissimo ne anticipa la dinamica e le conclusioni, perché attorno a lui, ribadisco, vi erano personaggi organici all'intelligence e anche a potenti consorterie massoniche che gli dicevano delle cose e lui le trasfondeva. Per esempio, il manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, è una figura molto particolare. È vero che era il manager anche di altri cantanti importanti, però lui era il destinatario tramite Andreotti di assegni collegati allo scandalo Italcasse SIR, società italiana resine, e lo scandalo Italcasse. E addirittura il manager e caro amico di Rino Gaetano fece condannare all'ergastolo Giulio Andreotti presso la corte di Perugia, salvo poi la corte di Cassazione mandarlo assolto con una formula molto dubitativa. Quindi vedete attorno a Rino Gaetano chi c'era, e chi è l'unico artista dei tanti che erano della scuderia di Ezio Radaelli che parla di fatti brutti, e l'unico è proprio Rino Gaetano. Addirittura, se Ezio Radaelli, abbiamo detto, riceveva assegni della SIR, dello scandalo SIR, società italiana resine, vi erano maneggi di centinaia e centinaia di miliardi di lire, lui
non ne parla nelle canzoni, ma ne parla appunto, come dici tu, parla di tanti altri fatti, però Rino Gaetano dedica proprio un racconto alla Sir, e parla della Sir, parla di Lugano, fa dei riferimenti pure ad Eugenio Cefis, che manca a farla apposta, se ne andò a Lugano perché sapeva che in Italia la terra gli scottava sotto i piedi, Eugenio Cefis, e quindi un bel ritiro a Lugano. Rino Gaetano dice cose incredibili perché sa delle cose incredibili. E vediamo come viene trattato da quello che oggi noi chiamiamo il mainstream. Siamo sempre nel 1978, prima all'Arena di Verona, adesso dopo la straordinaria partecipazione al Festival di Sanremo con la canzone Gianna, Rino Gaetano con Non te regge più se ne va all'interno della trasmissione Acquario sulla Prima Rete. La conduce un all'epoca giovane giornalista, Maurizio Costanzo, che troveremo poi anche lui nella lista P2. C'è una sorta di bancone di vetro all'interno del quale un vero e proprio acquario. Da un lato Maurizio Costanzo a condurre la trasmissione, dall'altra l'ospite, in questo caso Susanna Agnelli, che poi diventerà il sottosegretario e ministro degli esteri nei governi successivi. Allora, siccome anche qui abbiamo una clip, ce la vediamo tutta, perché poi magari anche riuscendo a vedere il modo in come viene trattato Gaetano, il linguaggio che utilizza Costanzo, poi cercheremo di capire quell'M.C. col coccodrillo, cioè praticamente l'articolo uscito sulla Stampa di Torino, sì. Agnelli Torino, sì. La Stampa di Torino, all'indomani della morte di Gaetano, firmato così M.C., dove si parla di P2, riferito proprio alla morte di Rino Gaetano. Però vediamoci, Francesco, il secondo video, ce lo vediamo tutto e poi lo commentiamo insieme al nostro ospite Bruno Mautone. Qualche secondo che lo carichiamo. Sì. Abbia pazienza. Avanti. Avanti. Vieni avanti, Rino Gaetano. Signora, lei forse non lo conosce. Questo giovanotto con abito da cerimonia, presentati alla signora. Ecco. Buonasera. Posa il cilindro. Questo giovanotto, questo è il microfono. Ecco. È un cantautore. È un cantautore. Ma l'ho visto. Eh? Infatti, l'ho visto alla televisione, no? Ah no, credevo che fosse riconoscibile già come cantautore, no? Assolutamente. Ecco, questo giovanotto si chiama Rino Gaetano, è un cantautore che fa canzoncine ironiche, così scherzose, scanzonate. Ne ha fatta una che quest'estate ha avuto un certo successo, si chiama Non te regge più, vale a dire Non ti reggo più. Come. E lui, che si dedicherà prossimamente a mettere in musica forse le pagine gialle, perché fa degli elenchi di nomi, ha fatto un elenco di nomi nel quale sono coinvolte una serie di persone, ci sono anch'io, eccetera. Io pensavo, tanto per cominciare in maniera diversa, non lei l'ha mai sentita questo sì, Non te regge più? Ah, l'ha sentita già. Quindi vabbè, è una sorpresa che abbiamo mancato. Sei troppo noto, Gaetano. Ma capirai, i miei figli ogni volta arrivavano a casa, mamma, non sai, c'è un disco, senti, Non te regge più. Ecco, quindi anche i suoi figli le dicevano Non te regge più. Vabbè, comunque forse c'è qualche ascoltatore che non l'ha sentito. In modo simpatico, spero, sì. Cioè, in modo simpatico chiedevano Non te regge più. No, sì. Non si fanno le canzoni aggressive poi chiedendo scusa alle persone? No, ecco, dico in modo simpatico, dico per i figli, perché i figli chiaramente l'avranno presa come un fatto abbastanza simpatico. Comunque adesso cantiamo. Va bene, allora dalla regia ci mandano la base di questo Non te regge più. E vabbè, io per la cronaca un pesce ha tentato il suicidio durante questa canzone, ma deve essere un fatto fra pesci, voglio dire che non c'è. L'aveva sentita quindi? Questa... Sì, l'avevo sentita, ma mi dispiace che non ci ha fatto il pezzo quando fa Berlinguer, partito perché di... Lei avrebbe, lei avrebbe preferito il pezzo di Berlinguer? È un fatto politico, signora? È una... No, ma semplicemente noi possiamo attrezzarci con la regia probabilmente, non so. Perché se quel la regia pezzo può mi sembra recuperare molto l'altro pezzo di base. No, è un fatto politico, signora. Lei amava di più quella parte lì di Berlinguer. Nel frattempo, tu volevi rivolgere qualche domanda? Ma io volevo fare solo una cosa, visto che in pratica questa canzone, come cioè si nota, è uno spaccato, un profilo di vita italiana, cioè un'Italia che non si regge più. Assolutamente. Ecco, io l'ho inclusa fra i personaggi notabili di una certa Italia, o Italietta, chiamiamola come ci pare, e quindi l'ho inclusa nella famiglia Agnelli, che è una delle famiglie notabili italiane. Ecco, lei come rampollo piccolo di fronte all'avvocato, di fronte a Umberto che è senatore, ecco, lei come si sente? Allora, si sente, signore, fa, lei... deputato, Gaeta, stai andando, deputato, non è che...
il senatore più di un deputato. No, però nel partito Fiat. No, dicevo, ecco, lei si sente coinvolto in questo spaccato di italiana? Lei si sente di far parte di, come, di essere una parte rappresentativa di questa Italietta, insieme ai suoi fratelli? Beh, una parte sì, temo di sì. No, allora è giusta la canzone, ecco. Ma perché Italietta, tu la chiami Italietta? Ma Italietta perché è tutto approssimato qui in Italia, tutto molto approssimato. Qui in Italia, vedi, io ho notato una cosa, qui in Italia non si riesce neanche a fare gli scandali seri. Cioè, tutto finiscono prima? Sì, sì, proprio. Alcuni scappano, voglio dire, non si tratta di, alcuni sì. C'è una fuga continua. Però è Italietta, il concetto di Italietta, lei che ne pensa? No? O no? Beh, io credo che se fossi al posto suo farebbe la stessa canzone. Farebbe la stessa canzone. Ma tu chi reggi? Invece non potresti fare un versante positivo sì, per vedere le persone che reggi? Questa qui è una domanda che mi hanno fatto in circa. Cioè, forse non lo so, forse non reggo nessuno, nel senso che non reggo neanche me stesso, perché tutto sommato quando mi guardo allo specchio con questi pedicelli che ogni tanto mi trovo in faccia per via che la sera bevo troppo, queste cose qui non reggo neanche me stesso. Il momento che non reggo me stesso... Sei portato all'alcol come tendenza? Domanda. No, no, assolutamente. No. Anzi, non sono neanche astemio, nel senso che qualche grappin lo bevo, però alla fine non reggo neanche me stesso. Se come figura non reggo me stesso, non reggo neanche le persone che sono coinvolte con me. Cioè, c'è da dire che non è colpa degli altri se tu non reggi te stesso. Se no, assolutamente. Infatti, è colpa. Vuoi vedere a che punto è se c'è questo recupero dell'altra per accontentare la signora Agnelli? Sentire questa posso cosa fare l'interpretazione? Il nostro è un partito serio. Se è un segno di intelligenza dalla regia, noi possiamo, o se no la diamo per ascoltata, non fa niente. Perché non ci è un problema. Berlinguer e Fanfani. Io faccio Berlinguer che dice no, su un partito serio, e Fanfani che dice mi sia consentito dire da buon toscano. Caro Gaetano, non si trova la base. Vabbè, allora io vi lascio. Non si trova la base, ecco, ringrazio la signora Agnelli. Ha avuto molto successo la sua canzone, vero? Devo ricavare il mio sì, sembra di sì, cioè sembra che non te regge più è diventato un pezzo. Ecco, io spero tantissimo che molta gente per strada gli dica non te regge più. Per fare pubblicità al disco. Alla canzone, chiaro, al disco. Non ne confronto un'offesa. No, ma non credo che abbia bisogno di pubblicità, insomma. No, dicevo, non per un'offesa alla signora Agnelli, voglio dire, per un fatto di... No, nel senso per fare pubblicità al disco, è chiaro. Sì. Gaetano, riprendi questo oggetto da cerimonia con il quale sei entrato. Grazie per la tua partecipazione. Tante cose auguri, Quella è la porta. Beh, poi c'è l'unica, quindi non credo che... Allora. Bene. Eccoci qua. Allora, io dico soltanto questo, poi in maniera lapidaria... perché avete reperito una registrazione che non sempre si trova, spesso è tagliata. Esatto. Abbiamo fatto un lavoro certosino. Una bella ma ti volevo chiedere un commento, Bruno, ti volevo chiedere un commento, ti lascio parola su questa intervista, dico semplicemente, e tu lo riporti nel libro, che in maniera lapidaria Licio Gelli avrebbe poi definito Maurizio Costanzo un cretino a chi gli chiedeva notizie sulla sua iscrizione alla P2. Come commenti questa intervista a distanza di tanti anni, Bruno? Sì, Licio Gelli disse sì, magari qualche pentito o qualche cretino ci sta. E Maurizio Costanzo... Beh, innanzitutto non è assolutamente vero, come dice Alessandro Gaetano, che il fatto legato all'invito era comunque un atto di riguardo di Maurizio Costanzo nei confronti di Rino Gaetano. Non dimentichiamo che... Maurizio Costanzo è un piduista e si accorge, perché è una persona certo non stupida, che Rino Gaetano tratta delle tematiche contro il potere, l'establishment e quindi anche contro queste consorterie massoniche deviate e devianti. Non è assolutamente vero quello che dice Alessandro Gaetano, basta esaminare, ribadisco, vi faccio i complimenti perché avete trovato una registrazione che contiene tanti passaggi, come dire, interessanti. Innanzitutto l'esordio di Maurizio Costanzo è sfottitorio, è veramente irridente. Viene avanti Rino Gaetano, mutua da Carlo Campanini, viene avanti cretino. Poi dice, manco fosse veramente un cretino Rino Gaetano, posa il microfono, o meglio, prendi il microfono, posa il cappello. E poi dice che la canzone di Rino Gaetano non te regge più è una canzone banale perché ha fatto un elenco delle pagine gialle. Caro Maurizio Costanzo. Poi dice ancora, sei portato all'alcol,
Poi dice ancora: non si fanno canzoni aggressive, addirittura viene la boria di Maurizio Costanzo che cerca di fare l'amabile ma amabile non è, e addirittura definisce Nute Reggae Più una canzone aggressiva, perché ha capito che nell'allegria e nell'apparente spensieratezza dei testi Rino Gaetano tira delle mazzate fortissime, e Rino Gaetano definisce aggressiva addirittura Nute Reggae Più. E un'altra affermazione che lascia molto perplessi è che in una trasmissione che si intitola Acquario dice che un pesce ha tentato il suicidio. Si è suicidato, ma sarà una questione fra pesci. Sarà una questione tra pesci con un punto esclamativo o uno punto interrogativo magari. Quindi vedete che Maurizio Costanzo, che cerca di ridere in tutti i modi, di sfottere, di aggredire tra virgolette in un mare di supponenza l'artista di Crotone, ne esce assolutamente scornato. Rino Gaetano molto gentile, molto sì, con savoir-faire, Susanna Agnelli svincola pure, o svincola in maniera elegante, e Rino Gaetano parla di un'italietta nella quale i protagonisti sono Susanna Agnelli assieme ai suoi fratelli, e vedete i fratelli in senso massonico riferito ai Bilderberg Umberto e Gianni Agnelli. Insomma, Rino Gaetano è pazzesco, è coraggioso, è mirabile, è umile, e Maurizio Costanzo veramente affoga in un mare, l'ho detto tante volte, di supponenza. Susanna Agnelli capisce che è un osso durissimo da rodere Rino Gaetano nella sua apparente, come dire, cedevolezza, e quindi acconsente e dice che addirittura al posto di Rino avrebbe detto le stesse cose. Sì, certo. Tu in un'intervista qualche tempo fa hai detto che è plausibile, poi l'hai ripetuto anche prima, è plausibile che Rino Gaetano leggesse il giornale OP di Mino Pecorelli? Assolutamente sì. Quindi un fonte confidenziale di prima mano che riceveva dall'amico dell'ambasciata statunitense a quello che poi leggeva su OP, unendo le due cose. OP. Fermo restando che le stesse fonti di Mino Pecorelli potevano essere anche quelle di Rino Gaetano. Sì, sicuramente, perché praticamente, non so se l'ho detto ma lo ribadisco, il caro amico e manager di Rino Gaetano, sì, Ezio Radaelli, addirittura finanziava segretamente OP. Guardate che trade union formidabile, che punto di incontro tra Rino Gaetano e Mino Pecorelli è saltato fuori in maniera oggettiva. Voi l'avete, dossier della banda della Magliana, il giudice Otello Lupacchini, indagando sulla banda della Magliana con intercettazioni telefoniche, fa emergere in maniera documentata e inequivocabile che il caro amico, nonché confidente, nonché manager di Rino Gaetano, Ezio Radaelli, finanziava Mino Pecorelli. E io questa ipotesi l'avevo lanciata nel mio secondo libro, che tu, io ti ringrazio, hai fatto vedere più volte, che ho ucciso Rino Gaetano, poi addirittura con il terzo libro, Rino Gaetano, Segreti e Misteri della sua morte, documentalmente si dimostra con questa sentenza ordinanza del giudice Lupacchini, quindi in atto ufficiale della Procura di Roma, che addirittura OP, osservatore politico di Mino Pecorelli, veniva finanziato dal carissimo amico e manager di Rino Gaetano, Radaelli. Per far capire qual è il documento, livelli... qual è il documento a cui facevi riferimento? Perché probabilmente il libro con la banda della banda sulla copertina, sì, esatto. E se no, posso eccolo farlo vedere io. Eccolo. Se è banda della Magliana, vedete che ho estratto. Ci sono un paio di pagine estratte. Eccole qua. Vabbè, sì, In queste pagine si legge che il giudice Lupacchini, con intercettazioni telefoniche, addirittura con dichiarazioni di Flavio Carboni, accerta appunto che Radaelli, carissimo frequentatore, amico e manager di Rino Gaetano, finanziava Mino Pecorelli. Io nel secondo libro ipotizzavo un parallelismo tra i due, quindi tra il giornalista e Rino Gaetano, e mi contestavano addirittura sta ricostruzione, e invece clamorosamente con la sentenza ordinanza che ho scovato della Procura di Roma, del bravo giudice Lupacchini, emerge in maniera documentale inequivocabile
che appunto vi era questo punto, chiamiamolo amicizia in comune, tra Pecorelli e Rino Gaetano. Tra l'altro il manager e amico di Rino Gaetano frequentava pure Carboni, Flavio Carboni, altro personaggio molto interessante, membro dei servizi segreti coinvolti nella morte di Calvi a Londra. Mimì Messina, che saluto, caro amico, amico fraterno di Rino Gaetano, mi ha confessato che l'artista di Crotone aveva una grande attenzione, un grande interesse nei confronti delle vicende che coinvolgevano Calvi, il ministro che poco dopo la morte di Rino Gaetano verrà trovato impiccato a Roma al Ponte dei Frati Neri. E insomma, vedete che qui è tantissimo materiale documentale che dimostra come Rino Gaetano era interessato a certi argomenti e come attorno a lui vi erano personaggi, chiamiamoli importantissimi, per la conoscenza di avvenimenti che dovevano rimanere segreti o riservati e che venivano forniti in pasto all'opinione pubblica con tante falsità e tante reticenze. Oh, a proposito di questo e magari anche di segreti che vengono tenuti nascosti per decenni, per far capire come il coraggio e soprattutto l'inchiesta portata avanti dall'avvocato Bruno Mautone sia straordinariamente importante, noi soltanto adesso, da poco, abbiamo saputo per voce della sorella del giornalista e direttore di OP che ad esempio proprio nella notte della morte di Papa Luciani, lo stesso Papa aveva in mano la lista girata da Mino Pecorelli con i nomi dei massoni inseriti all'interno del Vaticano, e proprio il Papa stava discutendo nella sua ultima notte proprio di una sorta di pulizia interna che avrebbe voluto attuare, ma poi, come sappiamo, la storia ha parlato di altro. E ti volevo chiedere, documento ufficiale dell'ambasciata americana ungherese. Esatto. Allora, entriamo adesso nella parte quella che magari da lì presumo sia nata un po' la tua voglia di indagare, di capire, insomma, sull'incidente mortale 2 giugno 1981, io lo dico con un pizzico di Amarcord, praticamente Rino Gaetano si è schiantato nell'albero davanti alla scuola dove io andavo al tempo delle medie e della prima parte delle superiori. Parliamo di via Nomentana a Roma, qualche chilometro prima di arrivare a Piazza Portapia, dove c'è la famosissima breccia. Oggi quell'albero è diventato un simbolo per i gaetaniani. Io però parto subito nel chiederti, che lo scrivi nel libro, ma secondo te per quale motivo da YouTube è sparito il servizio del TG2 Rai del 3 giugno 1981, che dava proprio notizia dello schianto mortale, magari con qualche inquadratura che faceva vedere anche l'automobile incidentata di Rino Gaetano, la stessa automobile su cui la sorella ha chiesto poi di fare delle verifiche ulteriori. Delle verifiche. Dunque, è scomparso il servizio del TG2, io non è che voglio fare il complottista, manco a farlo apposta, dopo che nel mio libro evidenziavo la falsità di quel servizio del TG2, poiché lo speaker parla di scontro frontale e alle sue spalle contemporaneamente sul megaschermo, ecco qua, compare la macchina di Rino Gaetano, che in realtà non è vittima di uno scontro frontale ma viene tranciata nel lato anteriore destro e nel lato destro fino al limite della portiera. Se era uno scontro frontale, questa parte di macchina rimaneva, come dire, intonsa, laddove il muso della macchina aveva una forte rientranza all'altezza della targa anteriore. Quindi non fu uno scontro frontale, una falsa notizia, falsa ricostruzione di tutti i giornali, ma fu uno scontro con i veicoli messi diagonalmente. Questo può indurre a tante ricostruzioni, anche compresa una ricostruzione che non vede la macchina di Rino Gaetano che invade la corsia opposta, ma piuttosto il contrario. Poteva essere anche il camion che invadeva la corsia di Rino Gaetano. Rino Gaetano tenta di schivare il camion e viene colpita la macchina di Rino Gaetano nel lato anteriore destro. Quindi non fu uno scontro frontale, e addirittura si possono ipotizzare dinamiche ben diverse pure nell'invasione di corsia. Ma quello che, come dite, è omissivo nel servizio del TG2 e anche degli articoli di giornale che parlano della morte di Rino Gaetano
è che all'epoca nessuno parla di un urto di carrozzeria dei veicoli coinvolti nel sinistro poi costato la vita a Rino Gaetano, con l'albero di platano che coincideva col singolo tratto viario nel quale avvenne l'incidente. Sicuramente la macchina di Rino Gaetano e forse anche il camion di Torres, Antonio Torres, così si chiama il conducente dell'autocarro, andarono a sbattere contro l'albero di platano. Quindi una ricostruzione fasulla, una ricostruzione omissiva sulla dinamica dell'incidente, così come omissiva e superficiale anche la modalità dei soccorsi, le modalità di trasporto in ospedale e le cure che vengono teoricamente somministrate a Rino Gaetano, che in realtà non vennero mai veramente somministrate. Ecco, caro Bruno, ci arriviamo proprio a questi punti salienti. Io qualche anno fa ho provato a contattare, anzi in realtà l'ho proprio chiamato, Antonio Torres, che oggi dovrebbe avere 83 anni, se ancora in vita, quindi il camionista coinvolto nello schianto, mi ha negato l'intervista dicendo semplicemente non c'è niente da aggiungere dopo tanti anni, si sa tutto. Ma in realtà c'è qualcosa che non si sa fin dall'inizio, nonostante il fatto che è stato accertato che Rino Gaetano nell'urto, evidentemente all'epoca non essendoci le cinture di sicurezza, l'urto lo portò a sfondare il parabrezza con la testa. Dall'autopsia è emerso poi come questo incidente sia stata la causa di uno stato di profonda stanchezza, almeno questo venne detto in un primo momento, che venne, lo portò a chiudere gli occhi e quindi a sbandare. Però, e anche qui un altro merito per Bruno Mautone, che ha ritrovato per primo, correggimi se sbaglio, un'interrogazione parlamentare di due senatori dell'epoca del Movimento Sociale Italiano, che parliamo dei senatori prima firma Tommaso Mitrotti e poi Araldo di Crolla Lanza. Esattamente, sì. Stiamo parlando soprattutto di quest'ultimo, di personaggi molto importanti da un punto di vista parlamentare sia della Repubblica Italiana che anche del Regio Stato sotto ovviamente la guida di Mussolini, perché Crolla Lanza fu ministro ad esempio dal 30 al 35 sotto Mussolini, poi ricoprì anche ruoli fondamentali nella Repubblica Sociale Italiana, fondò quella che sarebbe diventata l'ANAS, fondò anche la Fiera Levante di Bari, fu attivo nella bonifica pontina, capogruppo del Movimento Sociale, ma soprattutto cofirmatario di questa interrogazione, dove si diceva, e ti lascio la parola, caro Bruno Mautone, al di là di quanto è accaduto, c'è stata un caso di mala sanità, punto interrogativo, cioè Rino Gaetano fa l'incidente sulla via Nomentana circa alle 3:30 di notte, alle 4:15 di notte viene portato, quindi dopo oltre 45 minuti, dopo circa 45 minuti, al Policlinico Umberto I, che dista pochissimo, qualche chilometro, non di più, morirà poi alle 6 del mattino dopo che dal Policlinico si è chiamato inutilmente il San Camillo, il San Giovanni, il CTO della Garbetella, il San Filippo e il Gemelli, dove verrà trasportato praticamente esanimine. E quindi allora la domanda che tu ti poni all'interno del libro, ma tutta questa situazione che si è verificata, ritardi nei soccorsi, l'arrivo per primi dei vigili del fuoco e non di un'ambulanza, e poi soprattutto il non sottoporre il ferito grave a un reparto di traumatologia cranica, insomma comunque a dei medici che avrebbero potuto curarlo diversamente, lascia molte perplessità, e furono proprio i senatori i primi a sollevare la questione. Prego Bruno. Questo smentisce in maniera documentale, in maniera incontestabile, le ricostruzioni della sorella Anna Gaetano. Non è vero che vi sono punti oscuri sulla morte di Rino Gaetano e sui soccorsi. Addirittura, appena 48 ore dopo l'avvenimento del 2 giugno 81, viene presentata una interrogazione urgente scritta rivolta al Presidente del Consiglio Arnaldo Forlani da due senatori, di Crolla Lanza e Mitrotti. Se si legge la risposta del governo,
lungi da risolvere i tanti quesiti che in poche righe Crollalanza e Mitrotti rivolgono al governo, vi è una serie di vergognose omissioni nelle risposte, perché evidentemente c'è qualcosa che non quadra o addirittura c'è qualcosa da nascondere. Innanzitutto non si sa perché interviene un equipaggio dei vigili del fuoco e non un'ambulanza. Questo equipaggio di vigili del fuoco compie una scelta letale per Rino Gaetano, perché trasporta il ferito in un ospedale che ha un grave trauma cranico, Rino Gaetano, in un nosocomio che è privo del reparto di traumatologia. Altra cosa incredibile è che non si sa chi ha chiamato questo equipaggio dei vigili del fuoco, non si sa da quale caserma proviene, non si sanno i nomi dei componenti di questo equipaggio che, tra virgolette, soccorre Rino Gaetano, in realtà lo porta alla morte, perché avendo un grave trauma cranico lo trasportano in un nosocomio che è privo del reparto di traumatologia. Ma altre manchevolezze e omissioni della risposta del governo, fornita da Renato Altissimo, massone, alto grado massonico, espressione del Partito Liberale, questa risposta del governo interviene circa un anno dopo addirittura la morte di Rino Gaetano. Rispetto a giugno, quindi l'anno dopo, 7 mesi dopo, e si dice se era cambiato il governo nel frattempo, perdonami, era cambiato il governo, perché Forlani non risponde all'interrogazione parlamentare perché cade addirittura per lo scandalo P2 di Licio Gelli. Guardate un po' la beffa della storia, cioè un governo che viene investito di un'interrogazione parlamentare scritta urgente sulla morte di Rino Gaetano, che sfotte, ride e combatte la massoneria deviata e deviante, non dà risposta per la morte di Rino Gaetano perché cade per lo scandalo P2. Veramente incredibile. E subentra il governo Spadolini Fanfani. Governo Spadolini con l'alto grado massonico altissimo del PLI, che dà una risposta assolutamente omissiva, molto generica, si limita a prendere 3 righe della Regione Lazio e li trasfonde nella risposta all'interrogazione parlamentare. Nella risposta, tra le mille manchevolezze, si dice che venne visitato da un chirurgo da un traumatologo del reparto del professor Guidetti. Ma perché nominare il reparto di appartenenza di questo medico e non dire invece il nome e cognome di questo medico che concretamente visitò Rino Gaetano? Noi, a distanza di 42 anni, non lo conosciamo, perché nella risposta del governo ci si limita a dire che è un traumatologo che appartiene all'equipe del professor Guidetti, ma non sappiamo chi è, non sappiamo chi lo ha contattato, non sappiamo a che ora lo ha contattato, non sappiamo a che ora questo medico che fa parte del reparto del dottor Guidetti si sia recato presso il ferito agonizzante. Tra le altre cose, non si precisa in maniera esatta la concatenazione cronologica degli eventi, e quindi vedete, non si sa l'equipaggio, non si sanno i nomi, non si sa la provenienza, non si sa l'orario, non si sa chi chiama un'ambulanza dei vigili del fuoco digitando un numero di più cifre, perché all'epoca quindi non un c'era fisso, esatto, un numero fisso, 113, un numero fisso, bravo, alle 3:30 bravo. Di notte. Esatto, la cabina telefonica da una casa privata, esatto, perché non c'erano cellulari, non c'erano i telefonini, è chiaro, non c'erano i telefoni. Quindi è una cosa pazzesca, e a differenza di tutte le falsità che hanno detto i giornali per tanti anni, che parlano di 5 nosocomi, addirittura dalla risposta del governo apprendiamo che furono 6, e tu li hai nominati, gli ospedali che non portarono cura a Rino Gaetano. Tutti i documenti sono stati distrutti, sia quelli relativi al sinistro stradale, perché la polizia di Settebagni, che fece le misurazioni degli accertamenti, anche se a posteriori, quindi non nell'immediatezza del fatto, ma successivamente, hanno disintegrato, distrutto tutti i documenti e gli accertamenti in maniera burocratica nel 1991, rispettando una sorta di prassi che dice che dopo 10 anni gli incartamenti relativi a sinistri stradali oggetto di accertamenti vanno distrutti. Ma come hanno distrutto gli incartamenti della morte di uno degli artisti più amati e più seguiti d'Italia, oggi ancora più di ieri, tra l'altro. Quindi sulla morte di Rino Gaetano, sulle modalità del soccorso, sulla ricostruzione dell'incidente,
sull'intervento di medici e sulle cure effettivamente somministrate o assicurate a Rino Gaetano vi sono tantissimi punti oscuri e Anna Gaetano si rende ridicola, consentitemelo, quando dice che sulla morte del fratello è tutto chiaro. Allora, Anna Gaetano, questo è un virgolettato, parole sue, non è vero che fu rifiutato dagli ospedali, questa è una leggenda. La struttura non aveva una sala operatoria attrezzata per la granulesi, ma non l'avevano però neppure gli altri ospedali contattati telefonicamente. Ebbene, allora questo è ancora più grave, mi permetto di aggiungere. Cioè, Rino Gaetano, presenta una grave ferita al cranio, viene portato in un ospedale che è il privo di traumatologia cranica del reparto e si contatta stesso dall'ospedale, che quindi i medici e infermieri, che bene o male, anzi spero bene, conoscono il lavoro, cioè. Ospedali privi del reparto di traumatologia cranica, come Roma, che è una metropoli di 2 milioni di abitanti, non aveva un ospedale con reparto di traumatologia. È spaventoso, insomma, quello che dice Anna Gaetano. Veramente, invece di, tra virgolette, portare chiarezza, conferma ancora di più che in realtà sulla morte del fratello vi sono tantissimi punti interrogativi. Sì, Maurizio, prendiamoci solo un minuto per ricordare a quanti, perché vedo che insomma la chat è pullula di messaggi, di attestazioni di apprezzamento per la ricerca che ha fatto Bruno, veramente meticolosa, precisa, puntuale. E alla fine di questa chiacchierata, poi se qualcuno vuole fare qualche domanda, vuole ulteriormente, ha qualche richiesta di ulteriori informazioni, lo vuol presentare all'attenzione di Bruno, lo può fare, lo sapete, ve lo ricordo, tramite la nostra piattaforma di WhatsApp, il 353 35 15 604, potete collegarvi attraverso la nostra piattaforma di Telegram, vi accendo il microfono, venite in live direttamente a raccontare le vostre idee, oppure potete mandare qualche messaggio sulla nostra piattaforma di YouTube. Più parla Bruno Mautone, più mi viene in mente, ma io da questo spaccato, insomma, che vi sto restituendo in questo istante, l'ho condiviso con Giulio, l'altro conduttore, che pomeriggio con cui abbiamo fatto un'altra live. Ho come l'impressione che gli artisti moderni si siano dimenticati della loro mission, che è quella in qualche maniera di ridicolizzare, ironizzare il potere, che in qualche maniera, come dire, se non è possibile affrontarlo di petto, ecco, forse la vena satirica di Rino Gaetano c'era in qualche maniera riuscita, ma gli artisti oggi questo ruolo se lo sono completamente scordato, anzi mi pare che ci troviamo di fronte a un gruppo ben strutturato e ben pagato che è completamente asservito. Cioè il Rino Gaetano della situazione non esiste completamente più. Verissimo. Oggi gli artisti cosiddetti emergono perché supportano con la U il potere, e invece Rino Gaetano, con delle piccole intrusioni di strofe, rendeva incredibilmente coraggiose e scomode le sue canzoni scomode per il potere. Unico, geniale e coraggioso, nessuno come lui. Sì, e insomma qui ci sarebbe da lanciare un appello, cioè non ci aspettiamo sempre che siano magistrati, giornalisti o politici di sorte in qualche maniera devono smantellare il meccanismo consolidato di tutte queste cose. Tu pensi che non ci aspettiamo che siano loro. Cominciamo dagli artisti, appello agli artisti, ricominciate a fare il vostro lavoro. Voglio mostrare un documento molto interessante, ecco qua, che lo dedico. Allora, vediamo, sì, alzalo un po', ora alzalo, eccolo qua. Questa foto è proprio, sembra proprio una sorta di, aspetta. Alza il libro, oh, eccolo là, sì, bravo. Ecco qua, ecco, aspetta, sì. Scusami, ecco qua, sì. Guardate un po' questi due persone, si vedono queste due persone? Ecco, se qua ne vede uno dall'altra parte, esatto. Queste due persone, vedete, è Londra, qua siamo a Londra, sembrano due agenti segreti, in realtà sono due agenti segreti. Sì. Questo è uno scoop fotografico, ora tolgo il libro, che raffigura
Cesare Carnevali e Enrico Carnevali in missione a Londra. Sì. Come vi dicevo, sono organici ai servizi segreti e ho avuto il piacere e ringrazio di conoscere Claudia Carnevali, la figlia di Enrico Carnevali, la nipote di Cesare Carnevali, che mi ha dato delle foto che raffigurano il papà e il nonno. Essendo personaggi molto molto importanti, uno addirittura dell'ambasciata americana e l'altro del servizio segreto italiano del dopoguerra, sono dei documenti molto rari e molto difficili da reperire. Quindi io ringrazio Claudia Carnevali, persona per bene. E io gli ho chiesto, ma dopo che è morto papà Enrico Carnevali, lei Claudia, che tipo di vita ha vissuto? In realtà lei ha detto che già prima che il papà decedesse stava col nonno perché Enrico Carnevali lasciò la moglie, la mamma di Claudia, e si mise niente di meno con la signora Anna Maria Rosati, che lavorava pure lei all'ambasciata americana e pure lei era amica di Rino Gaetano ed era addirittura la collaboratrice più stretta dei vari ambasciatori che si succedevano all'ambasciata americana di Roma. Quindi un'altra amica di Rino Gaetano era conoscitrice di segreti supremi a livello globale, a livello mondiale. Questo ancora una volta per dimostrare come attorno a Rino Gaetano vi fossero delle frequentazioni incredibili, incredibili. Sì, ma questo, tutte queste amicizie che insomma ci stai illustrando, è plausibile che loro, trovandosi magari la sera a chiacchierare o da qualche altra parte, potessero trattare anche delle questioni interne all'ambasciata? Ma Forse delle cose a me. è plausibile, però Francesco, diciamocelo, la superpotenza globale planetaria sono gli Stati Uniti. Chiaramente, parlando di avvenimenti, di accadimenti o di fatti che venivano controllati, monitorati o addirittura azionati dall'ambasciata americana, significava parlare di fatti che condizionavano la politica italiana e in Sì. generale la politica mondiale, in sostanza. E Sì. quindi, voglio dire, ci troviamo perfettamente. Chiaramente Rino Gaetano è un artista italiano e focalizza l'attenzione anche con i suoi amici. Non è che si metteva a parlare, che ne so, magari di un colpo Sì, di Stato in Sudan o in Cile, ma di fatti che incidevano sull'Italia, ecco. chiaro, chiarissimo. Maurizio. Allora, sì, siamo in dirittura d'arrivo. Io ho ancora qualche curiosità da chiedere al nostro ospite Bruno Mautone, ce l'ho. L'avevamo accennata prima, l'articolo della stampa, il coccodrillo che esce all'indomani della notizia della morte di Rino Gaetano, a firma M.C. Si cita la P2, cioè scrive della morte di un cantante famoso Assolutamente. citando la P2. Secondo te qual è il motivo? E Beh, poi soprattutto interessante. hai chiamato la stampa per cercare di Sì. capire magari dietro quella Sì. sigla chi potesse celarsi, no? Sì. Ho scritto la stampa, devo dire che mi hanno risposto in maniera efficiente e devo dire molto gentile appena 48 ore dopo la mia richiesta a suo tempo presentata, e mi hanno detto che all'epoca nel quotidiano di Torino, degli Agnelli, vi erano tanti giornalisti che si firmavano con pseudonimi e che cambiavano continuamente. Quindi quell'M.C. è riconducibile ad uno pseudonimo di uno dei vari giornalisti che all'epoca lavorava presso la stampa, quindi non è identificabile. Non Attenzione, identifica. Maurizio Costanzo all'epoca scriveva, addirittura fondò pure l'Occhio, no? Qualche tempo prima, l'Occhio poi che è uno simbolo massonico, e quindi è plausibilissimo che quella articolazione, quella narrazione della morte di Rino Gaetano sia una vendetta postuma di Maurizio Costanzo che si vendica per la intelligente risposta o per le intelligenti risposte che Rino Gaetano gli dà ad Acquario. Guardate un po', a Non te regge più, Rino scusatemi, ad Acquario Rino Gaetano canta Non te regge più, e nell'articolo di MC si parla di Non te regge più. Là c'è la signora Agnelli ed è un articolo degli Agnelli, del giornale degli Agnelli. Asfa, Si sì. parla di P2 e Maurizio Costanzo è un piduista. MC corrispondono come iniziali di Maurizio Costanzo. Lui si vendica perché? Perché dopo aver lanciato una sorta di messaggio in codice MC, P2,
presumibilmente Maurizio Costanzo, dicendo che con Non Tereghe Più addirittura Rino Gaetano fa riferimento a fatti della P2, conclude l'articolo in maniera perfida e contraddittoria in maniera totale rispetto a quello che è scritto appena prima, ma in fondo Rino Gaetano canta solo canzonette. Come? Fa riferimento nei suoi testi alla P2 e poi dice sto giornalista MC che in pratica sono solo canzonette. È una sorta di spottò, è una sorta di spottò. Certo. Poi Maudone, scusami, aspetta Maurizio, perché questi sono passaggi straordinari. Questo spingito ancora una volta la sorella che mi attribuiva, come dire, una consonanza tra la figura del fratello e la massoneria. Addirittura il 3 giugno dell'81 su uno dei giornali più importanti d'Italia, dei Bilderberg Agnelli, viene in maniera esplicita valutata e accostata la narrazione di Non Tereghe Più a fatti della P2, altro che Bruno Mautone tant'anni dopo, il 3 giugno dell'81 che si inizia a fare sul rapporto tra logge massoniche e narrazioni di Rino Gaetano. Chiedo scusa Francesco. No, hai fatto bene a menzionare questo ulteriore passaggio. Cioè, io mi sto chiedendo a questo punto, quell'Italia con quella situazione di intrighi, di interessi incrociati tra P2 e massoneria, che cosa è rimasto di quell'Italia e che cosa è rimasto tu in qualche maniera hai avuto modo, insomma, di seguire questa scia di ricerca, che cosa è rimasto di quel mondo nel mondo dello spettacolo in Italia? Non è rimasto niente, perché se prima c'era Rino Gaetano in primis, oggi non c'è nessunissimo Rino Gaetano. Oggi il mondo dell'arte, il mondo dello spettacolo è asservito al potere, e se vi è qualcuno che magari vuole uscire fuori dal coro con dei toni stonati, lo ridimensionano, lo mettono a tacere oppure non gli danno alcun spazio. E quindi praticamente oggi vi è un asservimento dell'arte al potere, e purtroppo vi è un asservimento del potere italiano a quella che è la strapotente potenza a stelle e strisce. Rino Gaetano nel suo testamento musicale, e io ci sto, fa riferimento all'America, però parla pure che lui non vuole perseguire più una bandiera sporca di sangue, vuole una bandiera sempre tersa, e dice, mi dicono alla radio stati calmo, stati buono, riferimento alla RCA, radio, no, come sapete, RCA vuol dire, è un termine americano che praticamente contraddistingueva Rai Corporation, eccetera, eccetera, e quindi la radio che lui dice non è la radio inventata da Marconi, ma proprio all'RCA. E lui dice che alla radio gli dicono di star calmo, di star buono, di star tranquillo, aggiungendo che vuole invece continuare la sua battaglia, e purtroppo sconsolatamente si gira intorno e dice di essere solo, perché ha capito che oramai è un solitario, è l'unico artista di successo che dice certe cose laddove gli altri artisti, pure validi, con la scusa del riflusso parlano di amore, di temi intimisti, e non affrontano temi di politica, di socialità, di asservimento dell'Italia. Rino Gaetano veramente è un grandissimo, e fa tenerezza, quasi commuove, quando dopo aver detto, mi dicono alla radio stati calmo, stati buono, aggiunge che lui vuol continuare la sua battaglia, e commuove e fa tenerezza quando aggiunge in E io ci sto, suo testamento spirituale, che è solo, si guarda attorno e sono solo, mi guarda attorno e sono solo. Quanti esposti hai depositato in quante procure per cercare di riaprire il caso, e poi soprattutto che tipo di risposta hai avuto? Se Maurizio, c'è stata una risposta. Un unico esposto, non perché l'ho fatto io, ma è molto documentato, addirittura sono decine di pagine, si trova nel mio terzo libro, in sì. Questo qua, Rino Gaetano, si trova l'esposto che ho fatto alla Procura di Roma. In teoria la indagine è ancora aperta, perché non c'è stata richiesta di archiviazione. È vero che io non sono un congiunto, non sono un parente di Rino Gaetano, però l'omicidio plurimo, quindi io chiedo l'apertura, ho chiesto sia su Enrico Carnevali sia su Rino Gaetano, sono delle fattispecie che non si prescrivono, e quindi la richiesta di aprire l'indagine è sempre attuale. Al momento non ho avuto alcuna risposta,
forse vi è ancora un residuo al Porto delle Nebbie, perché un magistrato che conduce delle indagini sulla morte di Rino Gaetano e sulla morte di Enrico Carnevali indubbiamente deve scavare su fatti inquietanti e pericolosi dell'Italia degli anni 70, ma ancora attualissimi, perché parliamo di condizionamenti, insomma, che agiscono nell'ombra e del ruolo di soggiogata dell'Italia nei confronti del potere globale americano. Ovviamente questo esposto l'avrai incardinato girando intorno ai punti che abbiamo toccato questa sera, sì. Poi focalizzando anche sì. l'attenzione sul noto cosiddetto anello, questo apparato svincolato sì. dei servizi. Quindi secondo te l'idea quale sarebbe? Se è quella di un marchingegno installato all'interno dell'automobile di Rino Gaetano, questa automobile sbanda improvvisamente, va addosso al camion, poi si abbatte su un platano, su un albero lì su Via Nomentana e magari come... Ma in Italia, storicamente, Maurizio e Francesco, quando si toccano certi temi, temi di importanza suprema, che riguardano l'autonomia e la vera democrazia dell'Italia, che riguardano il ruolo dell'Italia nel campo geopolitico o il campo di condizionamenti di colonia, purtroppo, dell'Italia rispetto all'America. Per esempio, nel 1970 il generale Ciglieri, comandante dei Carabinieri, era stato incaricato di svolgere un'azione, un dossieraggio su un ufficiale che avevano tentato un colpo di stato filoamericano qualche tempo prima. C'entrava pure il generale Di Lorenzo e guardate un po', il generale Ciglieri muore misteriosamente a seguito di un incidente stradale e la macchina si schianta come quella di Rino Gaetano contro un albero di platano. Nella macchina del generale Ciglieri, che trattava come investigatore, come capo supremo dei Carabinieri, quindi altissimo ufficiale, questo tentato golpe o quantomeno dei suoi movimenti in chiave ultraconservatrice dell'Italia e quindi filo americana, vi erano due borse, perché un fotografo che ebbe la ventura di vedere questa macchina che sbanda e si schianda contro l'albero di platano fa delle foto e vi erano delle borse sui sedili posteriori. Queste borse che contenevano il dossier su questo colpo di Stato scompaiono. E allora all'epoca il potere politico incarica il vice comandante dei Carabinieri, che era a contatto con Ciglieri, per parlare di questo dossier scomparso e per ricostruirlo. Guardate un po', anche il vice comandante dei Carabinieri, poco prima di avere una seduta e quindi un interrogatorio con una commissione parlamentare di inchiesta sul golpe e sulla morte di Ciglieri, muore per un improvviso malore dopo aver bevuto un caffè nei pressi della Camera. E quindi quando si tratta certi argomenti o quando si trattano certi argomenti praticamente si va incontro a morte traumatiche e premature, in sostanza. E io nel terzo libro parlo di tanti decessi legati a fattacci vergognosi, se non delinquenziali, dove c'è il ruolo dell'America, per esempio anche l'abbattimento dell'aereo Itavia, no, che al largo della Sicilia, dove si vocifera, insomma, che gli americani pensavano di voler abbattere un aeroplano dove c'era Gheddafi. E poi per errore colpiscono l'aereo dell'Italia, vi è una sequela incredibile di decessi da parte dei radaristi, da parte di ufficiali che si erano occupati dell'abbattimento dell'aereo, e addirittura i due piloti delle Frecce Tricolori che erano decollati dopo l'abbattimento dell'Italia, dell'aereo Italia, muoiono in un incidente aeronautico esibendosi con le Frecce Tricolori a Ramstein, in una base NATO americana in Germania. Purtroppo quegli aerei che costarono la vita ai due bravissimi piloti italiani delle Frecce Tricolori, guardate un po', erano stati custoditi da personale americano in una base americana la sera prima dell'esibizione. Quindi i piloti, i radaristi, gli ufficiali, i generali, insomma, che avevano informazioni sul presumibile abbattimento dell'Italia, dell'aereo Italia, muoiono per incidenti stradali, per incidenti aerei, per suicidi e per, insomma, morti premature.
voglio sperare che da domani non cominciano anche a occuparsi degli youtuber e delle trasmissioni di YouTube. Ma diciamo che più ne parliamo, più siamo corazzati. Meglio, bene. Meglio. Maurizio. No, se ci sono domande. Sì, 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 assolutamente, assolutamente. Allora, vediamo, vediamo qualcosa, vediamo. Allora, questo qua, lo avevano già condannato, mi chiedo se Rino ne fosse consapevole. In qualche maniera, sì. Questa è una domanda che è frullata anche dentro la mia testa, cioè la frequentazione di tutti, se lui in qualche maniera si sentiva a rischio nell'occhio del mirino, del ciclone. Certo insomma. Che si sentiva a rischio, tanto è vero che canto in una canzone, vedo già la mia salma portata a spalle da gente che bestemmia e ce l'ha con me. Quindi lui già prefigura la sua morte, e per rimarcare la provenienza, insomma, di questa gente che bestemmia e ce l'ha con sé e che porta a spalle la sua salma, aggiunge, vedo già la mia salma portata a spalle da gente che bestemmia che ce l'ha con me, poi aggiunge che lui oramai è morto, riderà nell'aldilà assieme a Cleme. E Cleme è una figura storica, Clemente XII, il pontefice che per primo mise in guardia l'umanità, tra virgolette, la cristianità, dalla devianza e dalla pericolosità della massoneria. Tanto è vero che Clemente XII emanò una sorta di editto contro la massoneria. Quindi Rino Gaetano prefigura la sua morte e dice: pure se mi ammazzerete, io riderò di voi al di là, insomma, nel cielo. Chiaramente con questo non vogliamo dire che la massoneria necessariamente coincide con negatività, ma sicuramente vi sono tanti ambienti massonici devianti e deviati e pericolose per una libera democrazia. Sì. Nella ballata di Renzo si scrive, o dice Rino Gaetano: quel giorno Renzo uscì, andò lungo quella strada, quando un'auto veloce lo investì, quell'uomo lo aiutò e Renzo allora partì per un ospedale che lo curasse, per guarire. Anche questa un po'... Il fatto interessante della canzone è che nella ballata di Renzo lui nomina i primi tre ospedali che il 2 giugno del 1981 non lo curano, il Policlinico, il San Giovanni e il San Camillo. È incredibile, come dire, perché la è del 1970, ecco perché è incredibile, sì, 11 1970, anni prima. Cioè praticamente Renzo muore in maniera identica a Rino Gaetano, tra l'altro muore all'alba come Rino Gaetano, e tra l'altro come Rino Gaetano non trova un posto al cimitero, perché l'artista, come è noto, non trovò un posto al cimitero a Roma dove viveva, ma fu costretto ad andare, accompagnato nell'ultimo viaggio dai familiari, a Mentana, e là fu seppellito. Salvo poi, anche per la protesta dei fan e degli estimatori di Rino Gaetano, trovare poi un posto al Verano, quindi un posto al cimitero che non trova quella mattina. Allora io leggo, già, leggo tra l'altro. Qui è già dal nome Angelo Cazzaniga. Una domanda per Bruno: tutte le amicizie di Rino, è possibile che qualcuna di esse potesse aver fatto con lui il doppio gioco? E anche ci lì sta. Con tutte quelle amicizie, questa ci è sta. Una domanda molto interessante. Non lo sappiamo, è possibile, però Angelo, è anche possibile che magari queste persone stavano attorno a Rino Gaetano perché lo ammiravano, avevano avuto modo di conoscerlo, e in maniera anche amicale gli rivelavano dei segreti. Però i percettori di queste, come dire, affermazioni di Rino Gaetano, che erano insomma i poteri supremi, avevano capito la pericolosità di Rino Gaetano e lo sopprimono, insomma, il 2 giugno del 1981 con l'incidente procurato. È chiaro che però non è da escludere che Rino Gaetano, che era amico di Enrico Carnevali, nel momento in cui si appura che era amico di Enrico Carnevali, qualcuno si approccia a Rino Gaetano, si avvicina a lui anche nell'ambito discografico, Robert Cunningham Jr., possibile, non per essere, tra virgolette, un frequentatore o un amico, ma per monitorarlo e controllarlo. No, dicevo il virgolettato che volevo leggere per far capire come si ragiona dalla parte opposta rispetto alla ricostruzione di Bruno Mautone. Il virgolettato di Tony Malco, l'amico stretto, cantante, cantautore, amico stretto di Rino Gaetano proprio in quel periodo. No, non ho mai saputo cosa volesse dire con le sue ballate. Questa è un'intervista che mi lasciò qualche anno fa. Era schivo, introverso. Rino le canzoni le componeva da solo e nessuno lo imboccava. Prendeva un tovagliolo e rimarcava:
ricamava sopra le parole ai bordi. Le sue canzoni nascevano così. Per esempio, mio fratello è figlio unico, mi ripeteva sempre, a Tony, ma non l'hai ancora capito? Mio fratello sono io, sono me stesso. Ecco, dice Tony Malco, questo era il senso di Rino, altro che massoneria. Ma in realtà quello che dice Tony Malco non smentisce, tutt'a più conferma, perché il fatto che Rino Gaetano non ha mai parlato con nessuno, pure con gli amici discograficamente o artisticamente più stretti, delle vere ispirazioni, dei veri contenuti delle sue canzoni, sta a dimostrare proprio quello che noi asseriamo, cioè che i contenuti delle sue canzoni erano frutto di conoscenze di Rino Gaetano che magari neppure voleva rendere edotti gli amici più cari, quasi per proteggerli. Attenzione, il concetto che Rino Gaetano non parlava dei suoi testi e delle sue ispirazioni, lungi dall'escludere quello che noi sosteniamo, lo conferma ancora di più, in sostanza. Sì. Maurizio, mi pare che avevi visto qualche domanda che ti aveva incuriosito. La recupero, no, magari. No, mi ero soffermato sul cognome dell'amico che ci scriveva, perché è lo stesso. Dici Cazzaniga, esatto, mi hai menzionato, non tregge più. Sì. Va bene, vediamo se abbiamo qualche amico che invece dalla piattaforma di Telegram vuole intervenire, accendo il microfono, se no ci sentiamo una domanda che è arrivata sull'altra piattaforma che è WhatsApp. Gli diamo ancora qualche secondo. Intanto io mi accendo i microfoni per modificare un po' gli audio. Okay. Magari Francesco aggiunge una cosa a proposito dei testi. Sì. Molti testi di Rino Gaetano, questo per smentire pure la sorella Anna, che ha detto no, ma lui li scriveva quando era a Narni, quando era giovanissimo. Verissimo. Però in realtà lui riprendeva quei testi giovanili e li aggiornava mettendoci nomi e cognomi o riferimenti a fatti degli anni 70. Quindi questo conferma ancora di più, come dire, l'atteggiamento di Rino Gaetano. Per esempio, Mario e Gino, che della Berta Filava, non vengono nominati nella prima stesura della canzone che si titolava La Betta Filava, rifacendoci all'antica filastrocca. Rino Gaetano la tramuta nella Berta Filava e nel testo aggiornato del 75 inserisce Mario e Gino, e così pure I tuoi occhi sono pieni di sale, eccetera eccetera, la modifica, la arricchisce di riferimenti, e così come pure altre canzoni dei testi giovanili, le modifiche, le arricchisce con riferimenti a personaggi, a fatti, avvenimenti degli anni 70. Bene, ha chiesto di parlare in tele su Telegram l'amico Luca Marulli, ti abbiamo acceso il microfono, pronto? Vediamo se funziona. Funziona, sentite? Perfettamente, okay. Buonasera Luca, da dove ci chiami? Buonasera. Mantova, vicino Verona, verso Verona, però Mantova, provincia di Mantova. Bene, dici tu. Interessante, molto bellissima questa trasmissione. Comunque a me è venuto in mente una cosa, vorrei chiederla allo scrittore qui, al signor Montone, perché probabilmente potrebbe avere qualche riferimento rispetto alla persona che sto per nominare, sia per il periodo che è lo stesso, 99, e mi è venuta una curiosità che ho da tanti anni. La morte di Demetrio Strato degli Area è una cosa che è accaduta in modo molto repentino ed è finita in America, tra l'altro, in un ospedale americano. Noi in quel periodo frequentavamo le piazze e partecipai alla grande adunata all'Arena Civica di Milano con 150.000 persone per raccogliere fondi proprio per cure di Demetrio Strato. E la morte sua raggiunse praticamente quella giornata lì, si raggiunse la notizia che era morto in America. Pare leucemia o cose del genere. Io dopo non è che abbiamo mai approfondito io in persona la cosa, però ci sono delle possibilità veramente come sono andate le cose, perché anche lui era un artista che negli anni 70 non ha fatto compromessi evidentemente. Volevo ricordarlo così, insomma, insieme al grande Rino Gaetano e ringraziandovi per il lavoro che fate. Gra-
Grazie, grazie Luca, grazie per questa memoria. Sì, se hai capito, Demetrio Stratos, giusto, è il riferimento, sì. A Demetrio Stratos, sì, è assolutamente documentato che Demetrio Stratos veniva attenzionato e veniva monitorato da agenti dell'intelligence italiana, perché addirittura si ravvisavano dei legami tra questo grande vocalist, grande musicista, grande artista, e ambienti legati all'estrema sinistra e alle Brigate Rosse. È chiaro che potevano essere pure dei pretesti, magari lo erano, per monitorarlo, per seguirlo, e siccome era scomodo, certo anche la sua morte in età, come dire, giovanissima, può essere oggetto di studi e di indagini. Io ho dedicato tanti anni, no, a andare a Roma a fare ricerche, a scoprire archivi, addirittura sono stato il primo in Italia, grazie pure a un'amica, Alessandra Lorenzini, che saluto, che vive a Caserta, e non ho mai avuto modo di approfondire la morte di Demetrio Stratos. Certo è, ed è un dato oggettivo, Demetrio Stratos veniva seguito e monitorato da agenti dell'intelligence, poiché, ribadisco, si ravvisavano delle vicinanze tra lui e ambienti addirittura di contestazione armata. Quindi anche la sua morte è sospetta. Luigi Tengo, per esempio, ebbe una relazione con una ragazza che era la figlia di un generale di una base NATO americana in Italia. E sulla morte di Luigi Tengo è interessante sapere che chi condusse le indagini a Sanremo fu Arrigo Molinari, un questore, che dopo che va in pensione diventa avvocato, fa delle battaglie contro il signoraggio bancario, e però dice in un'intervista a vari giornali romani di voler svelare dei segreti inquietanti sulla morte di Luigi Tenco. Luigi Tenco, come è noto, morì a Sanremo nel 67, e quando Arrigo Molinari dice questo, verrà ucciso nel corso di una rapina, tra l'altro da un balordo che non avrebbe mai potuto giustificare un omicidio per rubare, insomma, delle piccole somme. Quello che è inquietante è che Arrigo Molinari era affiliato alla P2, cioè chi condusse le indagini sulla morte di Luigi Tenco era un alto esponente, insomma, delle forze dell'ordine, era un questore e poi viceprefetto affiliato alla P2. Sì, chiarissimo. Dai, leggiamo ancora una domanda che tra l'altro ci aggiunge da un amico del canale che è stato anche ospite del nostro format, Alex. Magari qualcuno Samiasi. Si è stancato per la lunghezza. Se no, va bene, no, ma tranquilli, questo tranquillo Bruno, questi sono corazzati, diciamo. Buonasera a tutti, ma quindi se l'incidente è stato causato, l'autista è per forza complice, perché al di là della mancata cura, e infatti questo, spieghiamo questo passaggio, perché... Ecco. Allora, Mino Pecorelli, che ripetiamo, non è una cosa da poco, era carissimo amico del manager di Rino Gaetano e veniva finanziato dall'amico e al manager di Rino Gaetano, scrive, Mino Pecorelli viene assassinato il 20 marzo del 79, ebbene, quindi scrive nel 78 su OP che in Italia personaggi scomodi o ritenuti tali vengono messi a tacere con incidenti stradali procurati o da camionisti distratti o con la tecnica del radiocomando. Sì. Quindi non necessariamente vi doveva essere un camionista distratto. Si applicava un meccanismo che i servizi segreti italiani erano bravi, tra l'altro, a manipolare e a utilizzare, e lo dice Mino Pecorelli, che era informatissimo, talmente informato che venne assassinato il 20 marzo del 79, quindi anche con una tecnica sofisticata del radiocomando si rendeva inguidabile l'automobile della vittima designata. Chiaro, chiarissimo. Va bene, io direi di avviarci a questo punto alla conclusione. Abbiamo un'ultima cosa da farvi vedere, però volevo lasciare a Maurizio la parola. Sì. No, ovviamente i complimenti all'avvocato Bruno Mautone sono da parte di tutti, ha fatto un lavoro un lavorone, anni e anni di ricerca, ma soprattutto la fatica, la dedizione, l'abnegazione che ci ha messo per poter ricostruire tutto questo puzzle e scoprire pezzetto dopo pezzetto dei passaggi inediti che, messi insieme, però non è possibile che sia sempre una questione di caso, è sempre il caso, cioè sempre... Evidentemente Bruno ha avuto questa straordinaria lucidità e capacità di voler indagare,
di essere così coraggioso, di buttare il cuore oltre l'ostacolo, magari per dedizione nei confronti di Rino Gaetano, questo magari ce lo può dire lui stesso, o anche per spirito di servizio. Beh, Maurizio e Francesco, in una delle sue primissime esibizioni che fa la RAI, Rino Gaetano canta La Berta Filava. E nel corso della trasmissione si fa inquadrare un'idea di Rino Gaetano con un cartello dove è scritto ex voto. Ex voto sembra un riferimento assolutamente banale, in realtà ex voto è un riferimento ad Eugenio Cefis, personaggio potentissimo, presidente dell'ENI e della Montedison, addirittura indicato come il potenziale mandante omicida di Enrico Mattei, che collezionava gli ex voto. Quando lui si esibisce cantando tra l'altro una canzone Giocando col cane, nessuno capisce la portata rivoluzionaria di quel cartello. Poi, dopo che muore Rino Gaetano e si scopre magari la vicenda biografica di Eugenio Cefis, si capisce lui a chi fa riferimento. Tra l'altro, in quella canzone gioca con un cane, Carolina. Di chi era il cane? Esatto. Di Elisabetta Ponti, la figlia del medico personale di Licio Gelli. Esatto. Sì. Vabbè, questo per dire. Quante ne fa Rino Gaetano? Senso buono. Allora io direi, caro Francesco, ringraziare Bruno e tutti quanti ci hanno seguito. Grazie finora. Lasciamoci così come abbiamo iniziato, sulle note di Rino Gaetano, però facciamo vedere come questa straordinaria icona pop della musica italiana sia entrata nell'immaginario collettivo, nel nostro tessuto civile, al di là dei film, i docufilm, programmi in TV, festival e canzoni in suo onore, l'intitolazione di un'arena e una targa a Roma, Montesacro, dove abitavo io e dove abitava anche il buon Rino, l'intitolazione anche di strade, piazze e vie. Ma vediamoci e salutiamoci così, con un filmato straordinario dalla sua Crotone nel 2016, Crotone Calcio per la prima volta in Serie A. Negli anni 70, agli anni 80, il Crotone di Rino Gaetano viaggiava da prima categoria, promozione interregionale, e invece vediamo come i tifosi calabresi hanno celebrato questa storica promozione. Credo che sia il miglior modo per ringraziare Bruno e per salutare così idealmente Rino Gaetano. Allora, grazie Maurizio, grazie Francesco, grazie gli spettatori. Grazie a te per averci portato questa interessantissima inchiesta che hai, insomma, voluto condividere anche con gli amici che ci seguono sul canale. Noi non ci salutiamo, vediamo lo spezzone e poi la sigla, quindi ci salutiamo, ci vediamo domani. Ci sono due live, una alle 18 e una alle 21. Alle 21 sono con Salvo Ardizzone, facciamo il resoconto di quella che è la situazione del conflitto russo-ucraino, e poi alle 18 viene a ritrovarci Massimo Fava, che l'abbiamo di nuovo avuto ospite, che è questo straordinario personaggio veramente sui generis, perché lui è un campione internazionale di arti marziali, ma che si è appassionato e ha fatto uno spacco interessissimo sulle letture dell'Apocalisse, e vediamo quello che ci viene a raccontare domani alle 18. Torna a raccontarci quelle che sono le sue esperienze. Allora, adesso ci andiamo a vedere lo spaccato e su questo poi ci salutiamo.